Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo parlare delle novità di Meet per ottobre 2020. Innanzitutto non permette di partecipare a più di 100 utenti, ma le chiamate rimangono illimitate per durata fino a marzo 2021. Andiamo ora ad aprire un Meet, sono in ambiente G Suite, apro Meet, partecipa a una riunione o avviala, inserisci il codice o il nickname della riunione che è importante, inserirò Anitel. Continua. Ecco, l'accesso è in corso. Quindi è in preparazione, come vedete, si chiama Anitel, questo è il nickname. Ma già da questa interfaccia ho una novità che è quella, se avessi attiva la fotocamera, che non ce l'ho attiva perché con la registrazione mi è impossibile avere doppia fotocamera, potrei attivare già da qui la sfocatura dello sfondo per quindi impedire di vedere quello che mi sta dietro per offuscare quindi il mio background. Vado in partecipa. Mi dà i soliti dati che posso poi condividere perché gli utenti si colleghino. Chiudo perché quello che mi importa è far vedere le nuove funzionalità. Apro innanzitutto la chat. Come vedete ho gli utenti, questi sono gli utenti, sono solo io in questo momento, ho il subscribe e ho la chat. Posso mandare, quindi questa è la funzione classica. La funzione della chat classica, ho mandato un messaggio. Una funzione nuova è quella che riguarda questa icona costituita da un triangolo, un quadrato e un cerchio che mi apre la possibilità delle domande e delle risposte. Molto interessante perché rende interattiva sicuramente la videoconferenza. E mi permette di proprio organizzare anche questi sondaggi. Esempio, durante un meet il docente potrebbe chiedere agli studenti, avvia un sondaggio, se hanno capito, se hanno avuto, fai una domanda, quindi avete capito. E poi in base alle risposte potrebbe tarare e dare quindi una nuova definizione, un nuovo chiarimento e quindi ci sono le opzioni, mettiamo tanto per vedere sì, no. Mettiamo non so, eccetera. E poi posso aggiungere altre opzioni, posso cancellare, lanciare le domande a cui poi gli utenti risponderanno, posso attivare e mostrare i risultati a tutti, quindi è una cosa molto collaborativa e
chiede agli studenti proprio di intervenire durante la lezione, spingendoli, stimolandoli poi a chiedere chiarimenti nelle domande e nelle risposte. Ecco, fai una domanda, potrebbe essere la domanda, puoi spiegare meglio il concetto. Vedete che ho la possibilità di 300 caratteri, ne ho fatti 33, pubblica. Ecco, e la domanda può essere contrassegnata come nascosta, può essere cestinata, può essere votata con voto positivo. Andiamo ora nei tre puntini e vediamo un'altra novità. È quella del modifica layout per la visualizzazione degli utenti in griglia ed è possibile quindi attivare fino a 49 utenti visibili. Pertanto non è più indispensabile grid view. Andiamo di nuovo nei tre puntini e vedete che anche nei tre puntini c'è la possibilità di attivare la sfocatura dello sfondo, ma interessante la lavagna, la jam, dice se voglio aprire una nuova lavagna che può servire per il brainstorming, per lo scambio o per il lavoro collaborativo. Quindi avvia una nuova lavagna, non l'ho scelta da Drive. E se noi ora andiamo, ecco, si caricheranno pianino pianino tutte le funzionalità della lavagna online, che ha come novità la casella di testo, sempre nelle novità di settembre-ottobre. E questa lavagna, poi il link a questa lavagna sarà visibile nella chat e gli studenti potranno copiarsi il link comunque di questo file in Drive e partecipare quindi alla proprio alla chat, sì, partecipare sulla lavagna. Una cosa però molto sgradevole è che è stata abolita la possibilità, come vedete non compare più nei tre puntini, di registrare la web conferencing e questo è un difetto molto grave perché la registrazione è importante per gli alunni o per coloro che sono assenti e per anche l'inclusione perché i ragazzi che hanno maggiori difficoltà e maggiore lentezza potrebbero risentirsi la web conferencing seguendo i loro ritmi. Ma per ovviare a questo inconveniente si potrebbe ad esempio scegliere un registratore esterno che io consiglio uno online che potrebbe essere AppAware Soft, registratore online gratuito dello schermo con cui poi si potrebbe fare questa operazione di registrazione. Buonasera.